Parte la lotteria dei calci di rigore e il primo calciatore a battere è il giocatore del Capua. Tiro e gol da parte di De Biase, che dunque si riscatta dopo aver calciato alto. Il portiere della Lodigiani, Gardel, non ha potuto neutralizzare questo tiro. Gardel, che naturalmente non è un portiere di ruolo, ma ha dovuto ricoprire questa mansione per l'espulsione di Pomponi. Adesso c'è il primo rigore da parte della Lodigiani. Si aspetta il fischio del direttore di gara. Vediamo chi batte il rigore. Tiro, palla sotto l'incrocio. Rete da parte di Mastro Donato, che dunque ha trafitto Uccero e si torna in parità, uno pari. Comunque sia, qualunque sia l'esito e il verdetto di questo match, dobbiamo dire che la Lodigiani ha compiuto un'autentica impresa, perché due giocatori in meno è riuscita a pareggiare, insomma, qualcosa di incredibile. E adesso c'è Palermo che deve cercare di trasformare. Vediamo se Gardel riuscirà a neutralizzare il tiro di Palermo. Tiro e traversa, errore da parte della squadra del Capua. E Lodigiani che inizia ad esultare, ma è ancora troppo presto. Altro calcio di rigore adesso a favore della Lodigiani, e sul pallone ci dovrebbe essere Di Chio dal dischetto. Una rincorsa breve e molta precisione. Dunque pareggio, anzi scusate, vantaggio della Lodigiani, due rigori cacciati e due gol contro un solo gol da parte del Capua. Terzo rigore adesso per il Capua, che naturalmente non può più permettersi di sbagliare, è in svantaggio in questa lotteria. E adesso sulla sfera c'è Stellato, prende la rincorsa. Adesso Stellato, anche lui una rincorsa breve, di piatto, caccia non in maniera impeccabile, insomma tiro centrale, Gardel non ci arriva per poco. Secondo rigore dunque trasformato da Capua, e adesso si avvicina il numero, dovrebbe essere il numero 37, vediamo di riconoscerlo. Dovrebbe essere Stampete con il numero 37. Che si avvicina caracollante al pallone. Responsabilità enorme per Stampete. È il terzo calcio di rigore. Calcia di sinistro e segna. Parte in ritardo portiere Cagliazzo. Si tratta di Cagliazzo e non di Uccero, il portiere del Capua. Chiediamo venia con il numero 28. Abbiamo visto adesso il numero di maglia del portiere del Capua. E adesso un altro tiro dal dischetto da parte del Capua. Tiro e gol da parte di Munno. E a questo punto ci dovrebbe essere il quarto calcio di rigore per la Lodigiani, che per mantenere il vantaggio deve segnare. Chiaramente adesso si avvicina il numero 65, Orlando dovrebbe essere lui, sì. Quarto rigore da parte della Lodigiani. A questo punto si avvicina. Pronto Simone, perché se dovesse segnare poi era sempre. No, adesso no, perché non è matematico. Prende la rincorsa il numero 65 della Lodigiani, calcia e para, distendendosi sulla propria destra Cagliazzo, e riporta dunque la situazione in parità. Ha cacciato il numero 65 Orlando in maniera precisa ma non potente. Viene adesso consolato in lacrime, ma non è ancora finita però il Capua, che può adesso trasformare l'ultimo tiro dal dischetto. Situazione che torna in parità. Adesso davvero partita che sta assumendo i contorni di una tragedia. Speriamo che insomma qualunque sia l'esito finale
Intanto viene fermata la rincorsa di De Rosa, che doveva aspettare il fisico del direttore di gara. Ripetiamo, qualunque sia l'esito finale, comunque le due squadre devono essere orgogliose per dove sono arrivate, per quello che hanno fatto. Tiro alto, sbaglia tutto De Rosa, un errore che costa carissimo, corpo all'indietro, rigore fallito, ma ancora non è finita, c'è un ultimo calcio di rigore per la Lodigiani, errore devastante, errore dalle conseguenze clamorose per il Capua, che potrebbe essere estromessa dalla manifestazione. Davvero, per una delle due squadre sicuramente si sta per consumare una specie di psicodramma. Vediamo invece se trasformerà adesso il numero 54 Rea, e Cagliazzo dovrà cercare tutti i modi di parare e non ce la fa. Segna dunque il numero 54 della Lodigiani, che va a festeggiare Rea. Passa dunque la formazione capitolina, che era praticamente sull'orlo del baratro a 10 minuti dalla fine. È riuscita a sovvertire l'esito di un match che sembrava ormai scritto, ma nel calcio tutto è possibile, e lo ha dimostrato la Lodigiani, che è riuscita a pareggiare i conti con due giocatori espulsi, quindi giocando in 9 contro 11. Il Capua pensava di aver ormai vinto e invece esce dal torneo ai calci di rigore. Incredibile epilogo di questo match. La Lodigiani dunque che può proseguire l'avventura e va alle fasi finali. Esce la formazione campione uscente, il Capua di Mister Scialla, con il 2002, squadra piena di talenti, ma non è riuscita a concretizzare il vantaggio e poi anche il calcio di rigore del proprio miglior giocatore De Biase. E dunque, con queste immagini di festa da parte della Lodigiani e di sconforto per la compagine del Capua, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di questo Memorial Gigino Maturi.